Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana numero 3387. Iniziamo dalle storie di questa settimana. L'Isola dei Misteri, capitolo 3, Il padrone del tempo. Gli italici paperi, cultura versus coltura. Il manuale delle giovani marmotte versus Duckpedia. Rocker Duck e la rottura inevitabile. Mickey 2.0, episodio 3, Il caso venuto dal passato. La storia migliore di questa settimana penso sia proprio quest'ultima che ho citato di Mickey 2.0, che penso sia la miglior storia di ottobre, la miglior saga di ottobre tra tutte quelle che abbiamo visto, ma probabilmente anche di quelle che vedremo, e quindi la lasciamo per ultima. Andiamo invece al terzo capitolo dell'Isola dei Misteri, soggetto e sceneggiatore di Francesco Artibani, disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Devo ammettere, cosa che non ho detto nelle scorse puntate, che apprezzo molto la tavola di apertura con cui viene presentata appunto la storia di questa saga. Molto interessante la cornice in cui viene presentato, anche i colori utilizzati che richiamano un po', anzi, richiamano parecchio il clima dei racconti di Jules Verne. Ci eravamo lasciati con Farabut e Ned Gamb che erano tornati, anzi, che avevano trovato il Capitano Nemo e la sua ciurma su un'isola deserta, un'isola misteriosa, e cacciandoli malamente dal laboratorio se ne erano impadroniti, promettendo di conquistare il mondo attraverso le incredibili macchine e i potenti cristalli contenuti all'interno del laboratorio. I loro piani però verranno forse sventati, insomma, il Capitano Nemo ha in mente un piano per cacciarli da dove sono venuti, e in questa storia vedremo, oltre al piano in azione, anche gli effetti della macchina presente nel laboratorio, in queste bellissime tavole, devo ammettere, dove si vedono gli effetti nefasti di questo macchinario ingegnoso e particolare, in grado di controllare il tempo atmosferico con grandi masse nuvolose, fulmini, tornado, trombe d'aria, insomma, tutto quello che si può desiderare da una macchina del tempo in senso atmosferico, questo glielo può dare. Sarà un piano abbastanza periglioso, un percorso complicato per loro, fino ad arrivare al laboratorio, appunto, ma comunque vi divertirete sicuramente. È una storia, una saga che secondo me ha delle aspettative decisamente più basse rispetto a quello che fu e 19.000 leghe sotto i mari, e per questo che secondo me la stiamo apprezzando tutti un po' di più, no? Ha meno aspettative sulle spalle, quindi è una storia sicuramente più piacevole. Gli italici paperi, quarto episodio, cultura versus coltura. In questo episodio Paperonoro continua la sua diffusione della cultura romana ai suoi abitanti della Paperopolum. La storia si apre con la costruzione di una strada in una prospettiva ben curata. Paperonoro sta osservando i suoi lavori e già annusa l'odore dei nuovi affari che arrivano, quando Tizio Caio sbarca vestito in gingheri, con questa congettura strana, da una nave, canticchiando una strana canzone, una serie di versi abbastanza particolari, rivelando di essere di ritorno dalla Grecia e ammettendo di essersi fatto conquistare da questo luogo incantevole. Si tratta di una storia che continua il filone classico su questo periodo storico. Fa riflettere soprattutto sull'importanza della cultura di altri popoli, insomma. Nella storia i greci, in un certo senso sconfissero i romani perché la loro cultura, la cultura greca, venne adottata per gran parte dai romani, che da quel momento divennero profondamente differenti ed è quello che viene rispecchiato anche in questa storia. Una storia molto piacevole che mantiene il livello che avevo già trovato nello scorso numero della scorsa settimana, e che per questo la farà entrare in una storia sicuramente piacevole, ma non per questo la migliore. Il manuale delle giovani marmotte contro Duckpedia, soggetto e sceneggiatore di Marco Nucci e disegni di Luca Usai. Una storia estremamente contemporanea, con una sfida tutta in famiglia, tra paperine qui, qua e qua, per capire quale tra internet, interpretato da Duckpedia, e la cultura cartacea, interpretata dal manuale, sia la più larga e vasta in assoluto. In questa sfida, Paperino chiederà a Quico e Qua di cercare sul manuale dei personaggi trovati su Duckpedia, cercandone uno che non sia presente al suo interno. È una storia con una grande morale, sicuramente un racconto per mantenere il collegamento col mondo attuale, l'epocale, anche se è tutto recente, guerra tra il digitale e il cartaceo, continua anche con questa
Bella storia. Passiamo a una storia che si è contesa, per quanto mi riguarda, chiaramente il titolo come migliore per questa settimana, sebbene non sia molto blasonata. Soggetto di sceneggiatura di Marco Bosco e disegni di Massimo Fecchi. Una vecchia conoscenza dei disegni di Topolino ed è un autore che mi ricorda molto la mia infanzia, perché infatti è uno degli autori con cui sono cresciuto quando compravo i fumetti, ormai 12 anni fa. Erano le storie che leggevo, ancora mi ricordo di una storia in cui Paperino andava nel deserto, non ricordo bene i dettagli, e aveva preso un asino che non andava molto d'accordo, non mi ricordo il titolo purtroppo, però mi ricordo che era parecchio vecchiotta. Insomma, è un autore i cui disegni appunto mi riportano indietro di parecchio. Questa volta Rocker Duck, insieme a Lasky, ideano un piano per fare lo sgambetto al regno di Paperone, al regno economico, si intende. Per farlo, decidono di mirare alle personalità influenti che lo circondano. Stiamo parlando di Miss Paperet, la sua segretaria. Una papera eccezionale, in grado di organizzare anche gli impegni più gravosi nella stessa giornata, con anche un discreto margine, e che è riuscita a trovare, tanto per cambiare, un buco a Paperone per fargli incontrare un affarista che Rocker Duck puntualmente doveva incontrare al posto suo. Ma invece non ce l'ha fatta, si è fatto soffiare l'ennesimo affare. Rocker Duck cercherà allora di persuadere Miss Paperet a lavorare per lui, ma non ci riuscirà, allora dovrà ricorrere a un altro piano. Assolutamente molto interessante, mi piace anche il fatto che sia una storia molto semplice a livello di trama, niente piani incredibili, spionaggi assurdi, è molto lineare. Cerca di prendere uno dei migliori membri del gruppo, no? Di Paperone, nonostante lavori pressoché da solo. Cerca di rubare la segretaria a Paperone, ma non riuscendo, gli deve trovare un altro modo e vi godrete il finale. Ma sicuramente quello che mi è piaciuto di più di questa storia sono state la semplicità e non la banalità della trama e i suoi disegni, che mi hanno riportato tanti bei ricordi. Mickey 2.0, episodio 3, il caso venuto dal passato. Continua la fila di successi di questa storia, a mio parere, naturalmente, che vede alla penna Alessandro Ferrari e ai disegni Claudio Sciarrone. Questa volta, riprendendo da dove ci eravamo lasciati lo scorso numero, troviamo Gamba di Legno intento a ritirare delle merci per il suo negozio insieme a Pippo, e Pippo trova appunto una cassetta con all'interno un messaggio per Topolino. Dal suo nonno, da Topolino della Terra, appunto. Topolino Lunare, anche se ormai si è trasferito da parecchio sulla Terra, è abbastanza pensieroso riguardo al suo nuovo soggiorno. Ha trovato dei buoni amici, come Matilda, ha trovato delle nuove antipatie, come i suoi zii, Tip e Tap, che gli vengono a fare una visita ben poco gradita, propinandogli una cena con loro come ospiti a casa sua. Insomma, abbiamo capito che questi personaggi sono un po' cambiati da come li conosciamo, ed è una scelta che io veramente apprezzo tantissimo, quella di cambiare così radicalmente dei personaggi. Scelta coraggiosa, in questo caso molto ben riuscita, assolutamente approvata. Ma la materia principale di questo numero sarà la videocassetta che Topolino guarderà trovando una serie di indizi a seguire per portarli a quello che sarebbe un oggetto estremamente pericoloso. Una trama che continua a convincermi, con dei personaggi che sembrano essere un giorno più interessante dell'altro, veramente. Se non l'avete letta, leggetela perché è veramente estremamente meritevole. Passiamo ora agli approfondimenti e alle thumbnail, perché in apertura abbiamo il ritorno di Xmusic. Come vi dicevo, sembra che in redazione stiano pensando di fare risorgere quelli che sono stati i grandi successi di questi mesi, e farlo con Xmusic, secondo me, potrebbe essere una scelta oculata, a mio avviso. Vediamo cosa avranno in mente. Latinum Latinorum. Il latino è la lingua più parlata del pianeta. Ci tiene in contatto con il passato e ci apre mondi lontani. In questa rubrica, abbastanza lunga, che anticipa alla storia di Paperopolum, vedremo alcuni dei detti latini che sono stati insegnati all'interno del topo. Un'altra storia interessante che avremo il piacere di leggere è tra qualche numero: sfidiamo forze più grandi di noi, esploriamo territori remoti seguendo sempre il nostro cuore. Sir Topleton e la sfida al grande bianco tra i ghiacci. Su Topolino 3390 dall'11 novembre. Il mistero più totale infittisce questa storia, vedremo di cosa si parlerà. Una Champions 4x4, Juve, Inter, Atalanta e Lazio in campo. Le quattro italiane della Champions League erano ieri sera in campo
la partita, le loro rispettive partite, Atalanta, Midtjylland, Inter, Borussia Mönchengladbach, mentre hanno giocato la scorsa sera invece la Juventus con la Dinamo Kiev e la Lazio con il Borussia Dortmund. L'Atalanta, la Juventus e la Lazio sono riuscite a portare a casa un risultato più che positivo. Il poker dell'Atalanta contro il Midtjylland, la vittoria per 2-0 contro la Dinamo Kiev e la Lazio ha vinto addirittura per 3-1 sul campo contro il Dortmund, mentre l'Inter si è fermata con un pareggio per 2-2 contro il Borussia. Un percorso che però parte in positivo per le squadre italiane in Champions e che sicuramente, anzi speriamo, ci farà sognare nel corso dell'anno. Concludiamo questo topo della settimana andando a vedere insieme la prossima copertina, che è estremamente particolare. Infatti, in occasione del ritorno di Mister Vertigo, ha deciso di cambiare. Come cambiano anche le storie, che sono di più, parecchie di più. Topolino e l'incubo di Mister Vertigo, prima parte. Gli Italici Paperi. Tutte le acque portano a Roma, X Music 2020, prologo Giovani Speranze, X Music 2020 sotto i riflettori, episodio 1, Paperoga e la passeggiata mostruosa, Paperino Insta Stories, le zucche di Halloween, Pippo e la cornamusa spettrale, Detective Donald e lo scherzetto del dolcetto. Quest'ultima storia è particolarmente intrigante, insomma, ci sarà da ridere per il prossimo numero. Bene, ragazzi, il top è ufficialmente concluso. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Io, come sempre, vi invito a dare un'occhiata agli altri nostri video sul canale e a passare da noi ogni giovedì per il top della settimana. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, una buona serata.